Scoprire i gusti, le abitudini e le idee dei ragazzi per tracciare un quadro degli stili di vita adolescenziali, dei rischi connessi alle cattive abitudini. È il progetto Selfie realizzato dalla Fondazione Exodus di Don Mazzi e pensato come primo passo per il contrasto al disagio scolastico. Si tratta in estrema sintesi di una serie di questionari dedicati agli studenti della scuola primaria e delle scuole secondarie che attraverso le loro risposte daranno un contributo alla conoscenza complessiva degli studenti ma anche permetteranno di avviare un lavoro più approfondito verso target specifici di ragazzi che dovessero necessitare di interventi mirati per prevenire situazioni di disagio. Nel comune di Legnano, per esempio, sono stati coinvolti circa 3.000 ragazzi delle scuole medie e superiori. È emerso che il 61% di loro usa lo smartphone anche la notte. Quasi il 37% del campione dice di non essere soddisfatto della propria immagine, mentre il 49% cambierebbe qualcosa di sé per piacere agli altri, ma soprattutto il 26,34%, più di un ragazzo su quattro, ha compiuto almeno una volta atti di autolesionismo. Il progetto è stato avviato da alcuni giorni anche nelle scuole di Stradella, in Oltrepò Pavese. Cerchiamo di fare qualsiasi, diciamo, iniziativa, azione per venire incontro ai giovani di tutte le fasce di età, delle elementari alle superiori. E cosa succede? Questo oggi manifesta in tanti casi un disagio che noi vogliamo in qualche modo individuare, no? Con gli strumenti che chi prima di noi è passato ci lascia, esperienze di altre amministrazioni, di altre città, che dicono che si può mappare un disagio. Questo progetto Selfie, in collaborazione con la Casa del Giovane, col dottor Feder e anche con l'università, ci mette nelle condizioni di sottoporre ai ragazzi e ai bambini delle scuole elementari e delle superiori, in accordo, ci sono state tutte delle iniziative, degli incontri propedeutici con i presidi delle varie scuole, proprio per sottoporre ai ragazzi questi, diciamo, sono semplici domande di vario genere, non sono domande particolari, insidioso, sono domande in generale che servono ad individuare, per coloro che sono professionisti, quindi psicologi e professionisti del settore, individuare qual è il disagio, poi fare una mappatura e darci un'indicazione di massima di qual è percentualmente il disagio e come agire, come passo successivo nell'affrontare, cercare di aiutarli per evitare, come a volte succede, che poi nell'età dell'adolescenza si distrugge, si spacca o si percorrono strade di droga o di altro. Ecco, noi lo vogliamo evitare.